di questo nuovo video spesa Eurospin. Amiche mie, qui è arrivato proprio l'autunno pieno pieno, fa un freddo, io già ho piedi e mani congelate, mi sono dovuta mettere il poncho di lana sopra un altro maglioncino di lana, ho doppio calzino, cioè vi dico, stamattina faceva 12 gradi. Ma il problema qual è? Che è tanto umido perché piove, piove ininterrottamente da ieri sera e non ha mai smesso. C'è un cielo nebbioso, che praticamente il cielo non si vede, e è umido, tanto umido. Quindi andare a fare la spesa a questo tempo, amiche mie, è stata un'avventura, un'avventura. Vabbè, ce l'ho fatta, adesso sto qui e facciamo sto video spesa. Come al solito, di questo periodo ho speso un bel po', ho speso 232,09 euro. Però ragazzi, ho preso i vini, ho preso i formaggi su richiesta di mio marito, ho preso delle cose che erano in offerta, anche se non mi servivano, le ho prese comunque. E insomma, ho speso un pochino di più. Però si sa, tanto in autunno, in inverno la spesa è sempre un pochino più cara. Ah, ho preso le castagne, ho preso tante cose che costicchiano, ok? Però ogni tanto vanno prese. Io direi di partire subito con sta vaschetta di mele. Eccola qua. Una vaschetta di mele non bellissime, cioè sicuramente non so di prima qualità, saranno la seconda, terza scelta, però ragazze costavano veramente poco. Andrea voleva proprio queste e gliele ho prese. Eccole qua, queste mele. Mo se riesco a dire... Ah, eccole. Costavano 2,97 euro, mi pare che so 3 kg. Lo dico subito. Boh, non c'è scritto quanti chiletti sono. Non c'è scritto se è staccato tutto, però secondo me so 3 kg buoni, abbondanti, forse pure di più. Ma c'è scritto quanti chili che so, vabbè. Comunque, era in offerta, l'abbiamo prese. Poi andiamo avanti, cominciamo la nostra spesuccia. Voi come state? Tutto bene? Io ancora un po' raffreddata, poco, c'è cioè proprio il rimasuglio, amiche mie. St'influenza è durata più di 2 settimane, bruttissima, bruttissima. Comunque, partiamo dalle uova. 3 pacchettini da 4 uova ciascuna. Queste qua biologiche sono buone e non c'è problema. Poi ho preso le crocchette di patate al forno, questi li mangiano il venerdì sera i miei bambini, gli piacciono tanto queste crocchette, ve le consiglio perché pure al forno vengono buonissime. Il mio amato minestrone, semplice verdure, ne ho presi ben 2 pacchettini perché io faccio il passato di verdure con legumi a cena il lunedì e il martedì a pranzo col passato di legumi e verdure avanzato ci faccio la pasta. Poi ho preso, siccome domenica voglio fare la paella de marisco, quindi la paella di mare, ho comprato questi qui che sono i gamberi argentini. Poi le code di mazzancolle già ce l'ho surgelate in frigorifero, le vongoline sgusciate già ce l'ho in frigorifero. E poi ho preso anche questi anelli di totani da metterci sempre dentro. Così facciamo una bella paella. Mo' che ragazze fa freddo, si comincia a ricucinarsi bei piattoni belli saporiti, completi, che ti coccolano, ti scaldano. È arrivato il momento. Ok? E primo casco. Poi abbiamo preso anche i supplì che sempre ai bambini piacciono tanto, anche questi ve li consiglio, eh. Cioè per quanto costano, sono buoni ragazze, sono buoni, veramente buoni, detto sempre dai miei figli. Poi ho preso 2 confezioni di hamburger di pesce per me, perché erano in offerta, l'ho preso tanto io, il venerdì sera ne mangio sempre uno. E questi sono gli unici tipi che mi piacciono, quelli classici, semplici, cioè qua c'è solo merluzzo con limone e prezzemolo e qua c'è salmone con limone aneto, tutte e due senza glutine, ok? Quindi vanno bene anche per i celiaci. Prima busta andata, andiamo con la seconda. Qui
abbiamo preso un pochino, ho preso un pochino di formaggi che piacciono a mio marito. Comunque qui c'è una mozzarellina singola, perché questa singola la uso per me, che durante la settimana ho due porzioni di latticini, uno ci mangio la ricottina e uno ci mangio la mozzarellina. Questa qui amo essere senza lattosio, io la trovo più buona di quella normale, fidatevi di me, è più buona di quella normale. Vabbè, poi ho preso, che è sto coso? Ah sì, il lauricchio classico, che a me non mi piace, il masdam, che sì, mi piace, ma non mi fa impazzire, e il pecorino duro da matrice, questo invece mi piace tantissimo. Questo qui era in offerta speciale. Poi questa sera ho preso la carne, farò le fettine panate al forno. Questo qui, vedete, sono le fettine di prosciutto queste. Vediamo un po', sì, io le chiamo le fettine di prosciutto, ma sarebbe le fettine di arista di maiale, buonissima, una carne magrissima. La faccio al forno e parate. Questa è una di quelle poche carni che io mangio, fatte panate al forno mi piace veramente. Ne ho prese due confezioni, perché non siamo tanti e quelle ci servono. Poi passiamo alla terza busta di cose da frigo. Ho preso il tofu. Tofu ce ne ho sempre due a settimana, quindi l'ho preso, buonissimo questo panetto di tofu. Amo essere veg, 100% vegetale, ricco di proteine a basso contenuto di sale. Io lo trovo buonissimo. Poi ho preso 4 buste di mozzarelle da tre confezioni all'interno. Queste sono da 100 grammi, mentre questa qui singola è da 125. Quindi ho preso 4 buste da 3 per farci la pizza. Ok? Fanno tutte qua. Le togliamo tutte, che poi le andiamo a mettere in frigo. Poi ho preso il mio bellissimo barattolone di yogurt greco 2% di grassi della Moessere senza lattosio, e i miei amati yogurt Pathos, questi qui al caffè, sono buonissimi. Questo yogurt al caffè, raga, è spettacolare, non è senza lattosio, in teoria essendoci fermenti lattici, io lo dico sempre, non dovrebbe creare problemi, quindi e infatti a me problemi non me ne crea. Ok, poi ne mangio poco, non lo mangio tutto il tempo. Poi ho preso un asiago, quindi altro formaggetto, lo mettiamo qui. 3 confezioni di grana padano DOP grattugiato, un simil Philadelphia, quindi formaggio spalmabile, amo essere senza lattosio, e poi i miei buonissimi albumi per fare il mio ciccio pancake, oppure per fare le, come si chiamano, le crepes, oppure per i pancakes, ci faccio un po' di tutto. Poi ragazze, seguendo i vostri consigli, perché lo sapete che io seguo sempre i vostri consigli, sono andata a prendere questa volta e mi sono scordata una cosa, lo sapevo, mi sono scordata una cosa. Vabbè. Ho preso il prosciutto cotto, questo qui di alta qualità dell'Amo Essere. Ovviamente, giustamente mi avete detto, meglio spendere un po' di più ma mangiare una cosa buona. Avete ragione, ragazze, io mi ero fissata con quel cavolo del prosciutto cotto, che costava di meno, è vero, però non era un granché. Poi a me, quando il prosciutto cotto è fiscico, non mi piace. Io ho detto, per i miei bambini è meglio una cosa che costa un po' di più ma che sia di una qualità migliore. Quindi ho seguito il vostro consiglio e io ho preso queste qua, 2 belle confezioni. Ma infatti guardate che bel prosciutto, cioè vi ispira proprio fiducia sto prosciutto, mi dice proprio mangiami. Poi vabbè, il mio amato San Daniele, questo è fantastico. E poi ho preso la mozzarella invece per il resto della famiglia, questa qui classica, dentro ce ne sono 4 bustine da 125 grammi. Allora, il fresco è finito, metto a posto e proseguiamo. Proseguiamo, non vi ho fatto vedere del fresco, che ho preso anche un pesto alla genovese senza aglio, buonissimo. Andiamo avanti, ho preso un po' di verdurina invernale, ragazze, ho cominciato, anche se i prezzi sono ancora caretti, ho preso un cavolfiore,
ho preso per Andrea, che me l'aveva proprio chiesta, non ve la faccio vedere, l'uva senza semi rossa, eccola qui, l'uva senza semi rossa, questa viene da origine Italia, dalla Sicilia, deve essere buonissima allora, ok. Poi le mele Kenzie per Violetta, queste qui, perché lei le vuole dure come esserci, se no non le mangia. Poi ho preso una bellissima verzara, fresca fresca era, che la voglio fare lessa con le patate, quanto mi piace. E poi ho preso i peperoni cornetti, ancora ce n'erano, ma penso siano gli ultimi, italiani, perché ci voglio fare una pasta. Ho una pasta, ho peperoni e patate, gli ultimi proprio, gli ultimi della stagione estiva, ormai non è più estate, insomma, mi piacciono tanto a me. Poi ho preso una confezione di pachino, perché voglio fare la schiacciata di pachino, eccoli qua. Questi stavano in offerta, mi sembra 1,30 euro, quindi manco costavano tanto. Poi mi è venuta voglia, ragazze, del cavolo, questo qui, cappuccio viola. Voglio trovare qualche ricettina e voglio farlo in pentola a pressione perché viene morbidissimo. Sapete quando mi viene la fantasia? Ecco, mi è venuta fantasia del cavolo cappuccio viola. Poi ho preso, come vi ho detto, le castagnette, queste piacciono tanto a Andrea, fatte al forno, arrostite, costavano 4,99 euro, sono... quanti chili sono? Un chilo? Non c'è scritto, ah eccolo, sì, un chilo paro paro, italiane ovviamente, eccoli qua. Queste non sono i marroni, sono quelle piccoline, però insomma, stavano in offerta. Poi ho preso le zucchine, queste io le prendo tutte l'anno, pure se non so di stagione, pure se non so italiane, so spagnole, non fa niente, ma è il mio salva contorno. Quando non so che fa la sera per cena o a pranzo e non mi vado a mettermi a lavare la verdura, eccetera, eccetera, faccio le zucchine. Queste date una sciacquata, le spuntate, fate a pezzetti e sono pronte. Poi ho preso i pistacchietti, eccoli qua. Poi ragazze, in offerta c'è ancora l'ammorbidente, quindi ne ho preso un altro. Ho detto che mi sto a fare delle piccole scorte quando trovo l'offerta e così sto facendo. Ho preso questo qui, che era in offerta, e sempre in offerta ho preso i cura lavatrici, ok? E stavano ancora con l'offerta dell'altra settimana, ne ho presi in altri due, così per un po' sto a posto. Poi ho preso una banana sola, perché guardate quanto erano verdi, cioè mangiabili, questa tra un po' si maturerà, mi toccherà andare a comprare banane da un'altra parte, perché quelle sfuse dell'Eurospin non mi piacciono. I miei amati kiwetti, questi qua gold, quelli di Andrea ancora non l'ha mangiati, perché ragazze quelle verdi sono duri prima che si maturano, io l'ho messi pure vicino alle mele per farli maturare prima, però ce l'ho tempo, ok? Poi, sempre in offerta, ho preso il riso Roma. Ce l'avevo già, ma me ne sono preso un altro. Perché, sempre il solito discorso, le offerte vanno usate e sfruttate. Poi, ho preso questo qui, il gel anticalcare, sempre per la lavatrice, che io lo utilizzo tutti i giorni. Una maionese, perché quella che usiamo noi della Enz è quasi finita, e quella grossa della Enz la trovo solo al Conad della città più grande, quindi finché non andremo in città useremo, quando finisce quella useremo questa piccolina, che è una maionese come un'altra, ma insomma non è che ci faccia impazzire. E poi ho preso la candeggina delicata, questa qui della Moessere ecologica. Ok, amiche mie, metto a posto pure sta roba e proseguiamo. Eccomi qua. Allora, proseguiamo con un pacco di zucchero bianco della Dolciondo. Poi c'erano un po' di vini in offerta, quindi li abbiamo presi perché era un po' che non ne prendevamo. E ho preso un Merlot, un rosso, due Pinot Grigi, che questo è molto leggero, ci si pasteggia veramente bene, la domenica soprattutto. E poi un Müller Thurgau, che sapete che è il vino bianco preferito sia mio che di Andrea. Poi ho preso due barattoli di ceci,
4 passate di pomodoro biologiche della Moessere, buonissime. 4 brick di latte a Moessere senza lattosio. Questa settimana il latte era quasi finito. E un aceto bianco, di vino bianco. E poi, ragazzi, ho preso 2 bottiglie di olio di semi di girasole perché stava in offerta. Ce l'avevo già, ma ragazze, io quando sta in offerta me lo prendo. E poi ho preso le olivette da Jask perché ci si prepara veramente un sacco di cose. Siccome ho comprato il cavolfiore, voglio fare la focaccia di cavolfiore con le olive da Jask, che è buonissima, buonissima. Poi andiamo avanti. Ho preso per i bambini questi mini croissant al cioccolato, perché l'altra volta mi sono piaciuti tanto. Ho visto amiche mie, per le più golose, che all'Eurospin hanno messo un sacco di croissant di tutti i gusti, alla crema pasticcera, alla marmellata, al cioccolato e anche al pistacchio. Una voglia di assaggiarli che purtroppo non li posso assaggiare, ma secondo me quelli al pistacchio sono buonissimi. Questi pure ve li consiglio perché ai miei bambini sono piaciuti tantissimo. Poi ho preso una confezione, un pacco di pane bianco senza bordi. Poi ho preso la piedina e 2 confezioni di piedine. Lo sapete che gli piace tanto ai bambini la sera a cena sgranocchiarle insieme al secondo e al contorno. Ho preso 2 confezioni, c'hanno la scadenza lontana perché scadono il 3 dicembre. Poi ho preso questi qui, i cookies. Ne ho prese solo 2 confezioni, amiche mie, perché già ce l'avevo altre, quindi giusto per rimpilzare. Poi mi hanno messo in croce i miei bambini perché volevano, vista pubblicità dei Ringo della Netflix, e mi hanno messo in croce, quindi Andrea mi ha detto vabbè, passagli a comprare. E sono andata da un supermercato che stava vicino l'Eurospin, dove andavo io, dove vado io, e io ho preso questi 3 pacchi di Ringo, quelli della Netflix. Quindi ormai questi ragazzini vedono le pubblicità e se fanno prendere ste fisse. Domani gli aspetta la merenda dolce, quindi dice mamma ce li compri così domani ce li metti per scuola. E niente, io ho preso quelli, non ho preso tante altre cose, quindi qui, anche se poi alla fine qualcosa ho preso, vabbè. Ho trovato questi, non si trovano per esempio sempre, perché di solito ci sono i rotolì, quelli con dentro alla vaniglia, a loro non gli piacciono. Questo tutto cioccolato è raro, siccome se li sono divorati l'altra settimana e non si trovano sempre, io ne ho comprate 2 confezioni. Poi basta, per colazione ho preso questo, e i pangoccioli ovviamente per Viola, perché Viola mangia solo questi, e basta, sì. Poi ho preso la camomilla a tisana e mi sono presa pure l'infuso al finocchio. Questo è il mio digestivo preferito, quando mangio troppo mi fa male la pancia o mi si irrita l'intestino, questo fatto dell'intolleranza al glutine. Ragazze, io mi faccio sempre questa combo in infusione, quindi finocchio e camomilla, è una bomba, una mano santa per lo stomaco. Ve lo straconsiglio. Se avete mangiato troppo, se vi sentite appesantite, se avete aria nella pancia, i crampi, insomma tutto quello che riguarda la pancia, se vi prendete sta combo insieme come tisana vi aiuta tantissimo. Io ormai sono anni e anni che la bevo. Se poi ci aggiungete pure la liquirizia, cioè metti andato in erboristeria e vi fate fare un mix finocchio, camomilla e liquirizia, sarebbe proprio ancora la perfezione. Vabbè, io mi accontento di queste 2. Poi ho preso 2 pangrattati senza glutine, una farina per pizza, io me la prendo sempre, una più preparato per la pizza senza glutine, è buonissima, a me invece viene una pizza fantastica. Sana, non sana, perché pure hanno detto che non è molto sana come mix di farina, non frega niente raga, sana, non sana, pizza si mangia una volta a settimana, con questa mi viene spettacolare, quindi la mangio, me la mangio.
Poi ho preso questi ditalini rigati per fare le minestre, adesso è il periodo delle minestre. Devo ancora fare le zuppe che ho comprato l'altra settimana, prima o poi lo farò, ci riuscirò a farle. Però queste sono buonissimi, buonissimi. Poi, ho preso pure quelli grandi, sia piccoli che grandi. Questi sono i ditali grandi rigati, mentre l'altro erano i ditalini piccoli. Ragazze, qui dove sono andata oggi a questo Eurospin, finalmente c'hanno la mia cartigianica preferita, la Fiorita. Già l'avevo comprata l'altra settimana, ma avendola trovata io me ne sono presa un altro 2 pacchi, raga, un altro 2 pacchi, sì, per forza. Poi, oddio, mi è venuto il naso. Ho preso un altro pacchettino di caffè espresso che uso per quella macchinetta lì giù che vedete, che viene veramente buono. Poi l'avete visto nel video di mercoledì, ho fatto proprio un caffè in diretta e ad Andrea piace tanto. Ne ho preso un altro per di scorta, perché uno l'ho messo e io ce ne devo sempre avere uno di scorta. Quindi ho preso il Don Jerez, questo classico per la moka. E poi, ragazze, ho preso un po' di cioccolatini, perché ormai fa freddo e mi piace avere i cioccolatini sparsi per casa. E questi piacciono ad Andrea, io questi non li mangio, per me, oh, mi è venuto il naso, mannaggia. Per me mi sono presa i Lindt fondenti, perché dall'Eurospin la cioccolata al 90% che mangio io, quella col packaging marrone scuro, non c'è più. Ma hanno fatto la cioccolata al 90% col packaging, con la scatolina bianca esterna, quella non mi piace, è dolce, non sa di cioccolata, non sa di niente, ragazze. Quindi l'ho esclusa. Domani andrò al Col, mi prenderò una cioccolata al 90% di marca, per forza, perché quella dell'Eurospin l'hanno tolta, quella buona, hanno lasciato questa che dentro, che non è buona. Quindi, per supplire la mancanza, finché non vado, mi sono comprata i Lindt, lì dove ho comprato i Ringo, al cioccolato fondente, quindi al 70%, quelli sono buonissimi. Mentre per Andrea ho preso i cremini, questi qui alla nocciola, che a lui piacciono tanto, i Boero, lui pure, gli piacciono tanto questi Boero ripieni di ciliegina, com'è la ciliegia? Ciliegia e liquore. Lui gli piacciono tantissimo. E poi ho preso per sotto invece questo mix di cioccolatini. Dentro ci sono i gianduiotti, un cioccolatino ripieno di nocciola e il ci sono i cremini, i gianduiotti, i boeri alla nocciola. Secondo me il boeri alla nocciola è buonissimo. Poi 2 disinfettanti per mani, io li prendo sempre perché tra i ragazzi che se le portano a scuola, Andrea in macchina, io in borsa, finiscono subito. E poi ho preso un po' di fruttini, fatemi contare perché io ne ho presi 4, oddio, quanti ne ho presi? 5, scusate, 5. Questi qui ai frutti rossi, perché avete visto io ci faccio pure i ciccio pancake, buonissimo, con questo è buonissimo, ne ho presi 5 e poi ne ho presi 10 questi alla mela. Io voglio sottolineare che questi, ragazzi, sono 100% frutta, quindi non ci sono zuccheri aggiunti, è solo purè di frutta, come se vi mangiate una mela, invece mangiarla intera mangiate grattugiata. Un'alternativa ai miei figli, soprattutto per Valentino, che non mangia frutta, l'unica frutta che mangia è sto fruttino. Lui se mangia una mela al giorno, un fruttino al giorno, lui non mangia altra frutta. Vittoria Maria la mangia a tutti i tipi, Valerio mangia la mela, mangia la banana, gli piace tanto, e Viola mangia la mela e l'uva. Poi a Viola gli piace anche le ciliegie, gli piacciono le fragole e basta. Quindi sulla frutta è un po' complicato, mentre Vittoria e Maria, ragazze, si mangia tutto. Vittoria Maria è di bocca buona. Siamo arrivati al prodotto del giorno. Oggi è gran sorpresa, ragazzi. Vi dico che il prodotto del giorno è questo qua.
muffin senza glutine con gocce di cioccolato. Non vi sbagliate, non prendete i tortini con gocce di cioccolato perché non è la stessa cosa. Prendete questi, io li trovo buonissimi per essere un prodotto dolciario senza glutine, quindi da forno, un prodotto da forno, io lo trovo buono. L'unica pecca negativa, ragazze, è piccolo. La porzione è veramente una cosa così, cioè date tre mozzichi e finito, però in quei tre mozzichi ci sono le calorie. Ci sono le calorie giuste, quindi non potete mangiarne due, mi raccomando, non ne mangiate due perché sennò è troppo. Però vi assicuro, fidatevi di me, che sono buonissimi. Non sono stoppacciosi, non sono sfregolosi, sono sofficissimi, veramente buoni. Quindi come prodotto del giorno ci abbiamo questo. Però oggi la foto copertina me la voglio fare con tutti i cioccolatini. Così. Aspettate, ci provo, A posto. Foto copertina fatta. Amiche mie, oggi sto un po' sottotono, sicuramente ve ne sarete accorte perché mi conoscete bene. Quindi questo video è durato, anzi, 26 minuti, pensavo durasse di meno, però abbiate un po' di pazienza. Non ero manco sicuro di farla, sinceramente, di farlo questo video, però ho detto no, lo devo fare per forza, non posso lasciare le mie amiche senza il nostro fantastico, meraviglioso video spesa. Però non vi preoccupate, non è niente di grave. Purtroppo lo sapete che sto facendo un percorso psicologico e ho avuto la seduta proprio ieri, quindi il giorno dopo è sempre il giorno più difficile. Poi dopo ci si risale, si ritorna su e si riaffronta tutto col sorriso. Ma il giorno dopo la seduta psicoterapeutica è quello più critico, perché voi pensate, riflettete, vi analizzate. E quindi è la giornata un po' più sofferente, però insomma poi dal giorno dopo ancora si sta meglio, quindi non vi preoccupate, non è successo niente, state tranquille, abbiate pazienza. Oggi è andata un po' così, ero un po' meno allegra, così quella che mi ha scritto, che penso di essere simpatica come battuta ironica, oggi non mi può scrivere perché non ho fatta simpatica manco per niente. Scherzo, ragazzi. A volte mi arrivano certi commenti che mi fanno ammazzate le risate, però io vi voglio bene a tutte quante, vi mando un bacio grandissimo, un braccio enorme e ci vediamo lunedì col prossimo video. Mi raccomando, passate un buon weekend a casa, al carduccio, sul divano, con la copertina, chi c'ha il camino col camino acceso, noi ci facciamo le caldarroste, buone. Noi saremo a casa perché siamo usciti l'altra settimana, raga, e siamo andati a mangiare fuori, non è che siamo andati a mangiare fuori tutte le domeniche, quindi la prossima uscita al ristorante sarà tra un mese e mezzo massimo. Niente, io vi mando un abbraccio forte, grazie di tutto e alla prossima, ciao!